Corrisponde quest'oggi con il pediatra Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri. Benvenuto. Grazie, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici. Grazie dottore, ricordiamo subito il numero verde per telefonarci 800 640 771, ma anche il nostro WhatsApp per scrivere le vostre domande 347 6766 291. Inizierei, dottor Ferrando, parlando delle patologie della stagione. Quali sono quelle che riscontra maggiormente nei suoi pazienti in questo periodo? E non si queta quest'anno, scusate, dico così perché avrete visto che anche il nostro grande Sinner non può partecipare alle Olimpiadi per una tonsillite. Quindi che cosa abbiamo? Il sempiterno streptococco ogni tanto esce, che dà mal di gola. Abbiamo qualche caso di malattia mano-bocca-piedi, e di quinta malattia, che è un po' una seccatura d'estate, perché se il bambino si espone al sole anche quando la malattia è passata, perché quando il bambino ha la quinta malattia si manifesta con il volto arrossato e schiaffeggiato, volto che si può arrossare ancora di più quando il bambino si accalda o si espone al sole. Quindi è una grossa seccatura perché bisogna cercare di evitare il più possibile l'esposizione al sole. Quello che ci preoccupa un pochino è quante bronchiti e broncopolmoniti stiamo vedendo in un periodo dell'anno in cui normalmente i bambini, almeno negli anni pre-Covid e negli anni subito dopo Covid, stavano bene. Ci stiamo interrogando sul perché, la risposta non ce l'ha nessuno. Sicuramente il Covid è stata una concausa e l'inquinamento è un'altra concausa, e abbiamo a che fare con un certo cambiamento delle manifestazioni delle malattie. Una parola di però tranquillità, poi magari mi interrompe lei, Eva, è quello che come mi accorgo che mio figlio ha una broncopolmonite? Sta molto male. Ecco, la cosa che dicono più i genitori: guardi, ha un po' di tosse, ma così giù non l'ho visto, è diverso dal solito, è mogio. Ecco, quindi se il bambino anche ha la tosse, ma corre, salta, gioca, non dico impossibile, ma molto, molto improbabile che possa avere una broncopolmonite. Ecco, dottore, c'è proprio una domanda che è arrivata adesso via WhatsApp da Anna. Mio figlio di 11 anni da settimane ha la tosse ricorrente e secca. Ho usato Levotus gocce, ma non passa. Cosa posso fare? Quindi restiamo sull'argomento di cui stava parlando adesso. Allora, tosse ricorrente e secca, mi devo preoccupare se il bambino sta bene, salta, gioca, il solito? No, però una visita dal pediatra va fatta perché il farmaco che ha citato è un farmaco sedativo della tosse che si usa nei bambini e serve per calmare la tosse quando è secca. Quando è produttiva, la differenza che facciamo, la tosse secca è quella tosse che non c'è del catarro, è quella tosse irritativa che ti prende quando ti distendi e non ti lascia dormire. Il bambino tossisce in continuazione e non produce muco. La tosse con catarro è quando la tosse è maturata, c'è del muco e il bambino tossisce, sentiamo che si muove del catarro. Il bambino, il catarro sotto i 4-5 anni non lo sputa, non lo ingoia, però si sente tutto questo rumore. Cosa fare per la tosse? Va inquadrata, potrebbe essere una infezione alte vie respiratorie persistente, potrebbe anche essere un'espressione di iperreattività bronchiale o allergia. Potrebbe essere una sindrome sinobronchiale. Cosa vuol dire? Un'infezione delle alte vie respiratorie, vuol dire un rinito, un'infiammazione dell'adenoide, una sinusite, si può manifestare con una tosse che è ricorrente. Comunque, in genere, una tosse dell'infezione delle vie respiratorie dura minimo 2-3 settimane. 2 o 3 settimane sono tantissime, se si pensa, insomma, alla preoccupazione Sì. magari di un genitore, dottore. Pensa alla tosse
Non è così, perché la tosse inizia la prima settimana, matura, viene e poi per un pochino, pian pianino, se ne va. Ecco, quindi dobbiamo sapere quando preoccuparsi. Ritorno a dire che chi conosce il vostro bambino siete voi, e se lo vedete giù una panissa, come dice in genovese, a sto punto dopo sentire il pediatra. Dottore, le leggo questa domanda che è appena arrivata. Direi che sono due nonni, perché Antonio e Elena, litigi da spiaggia in Versilia con nostra nuora. Quanto tempo deve passare dopo il pasto per fare il bagno? Nostro nipote ha 7 anni e è difficile tenerlo fermo sotto l'ombrellone. Beh, questo è un tema prettamente estivo, insomma, un classico, diciamo così. Lo Ma riproponiamo. siamo nati, almeno io mi ricordo l'infanzia devastata dalla pausa post-prandiale. Ero un bambino che mangiava poco, mi facevano mangiare, poi dicevano adesso, a seconda delle famiglie, era 2 o 3 ore. Allora, si può fare il bagno, ma mentre si mangia, dopo mangiato, e il pericolo della congestione, eccetera, è un pericolo che esiste solo in Italia, in letteratura non è descritto. Facciamo qualche distinguo, però, chiaramente che se uno mangia come un elefante, e a volte vedi famiglie che arrivano che sembra che non mangiano da una settimana con borse frigo, fiasche di vino, eccetera, e dopo aver mangiato tanto si mette a fare un'attività fisica. Non sta bene, ecco, no, ma non sta bene non solo fare il bagno, non sta bene andare in bici, correre, eccetera, perché il nostro organismo è impegnato nella digestione. Tenete anche conto che alcuni alimenti, tanto per citare uno comune, il tonno viene digerito dopo 4, 5, 6 ore. Cosa facciamo il bambino? Lo facciamo mangiare alle 4 del mattino, lo teniamo tutto il giorno sotto l'ombrellone? Quindi mi raccomando, tenendo anche conto che l'acqua del mare in questo periodo è molto calda, non c'è il pericolo dello sbalzo termico ipotizzato da alcuni. Quindi, cari genitori, cari nonni, mi raccomando, al mare si mangia leggero, si beve tanto, ma fate fare il bagno ai bambini e fatelo anche voi, evitando eccessi, ecco. Allora, mio nipote ha 2 anni e mezzo, ha prurito dopo la giornata al mare, in particolare sulle cosce e sull'interno delle ascelle. Facciamo sempre la doccia fresca dopo ogni bagno, ma continuano piccoli puntini rossi. Cosa possiamo mettere? Restiamo, insomma, sul tema marino, dottore. Beh, per forza. Probabilmente suo figlio ha una pelle, una carnagione delicata, sensibile, e per cui agenti irritanti come l'acqua del mare, come può essere anche l'acqua della piscina, determinano delle infiammazioni. Che cosa poter fare? Quello che state facendo, appena esce dall'acqua, fare la doccia, poi mettere una crema idratante subito. Con il sole alcuni bambini, la maggior parte di dermatiti dei bambini, la più frequente è la dermatite atopica o eczema, in genere migliorano. Però ci sono alcune situazioni in cui l'esposizione al sole o agenti fisici possono determinare anche un'orticaria, quindi il caldo, il sole, eccetera, fanno comparire delle lesioni cutanee che appaiono e scompaiono. Bisogna sentire il pediatra per valutare in base al fototipo di pelle. Cos'è il fototipo? Ecco, io ho una carnagione mediterranea, mentre ci sono quelle persone magari con gli occhi chiari, i capelli biondi, oppure con i capelli rossi, con le felie. Questi sono fototipi con delle carnagioni molto, molto più sensibili sia alle ustioni ma anche a delle dermatiti. E in questo caso magari da valutare una crema da dare anche prima e qualche crema dopo che va un po' individualizzata in base al tipo di pelle. Vi ripetiamo, dottore, già che stiamo parlando di sole e di mare, i consigli e le regole anche sulla protezione solare per i più piccoli. Ecco, per i più piccoli, diciamo che sotto l'anno il sole diretto non dovrebbero proprio prenderlo. Bisogna stare attenti anche sotto l'ombrellone perché
esiste il riverbero, si possono ustionare. L'uso delle creme solari è stato recentemente messo in discussione e stiamo discutendo tra noi pediatri perché alcune di queste creme possono essere assorbite e soprattutto nei bambini sotto l'anno, sotto i 6 mesi, è meglio non abusare. Qui dobbiamo distinguere tra protezione di tipo chimico e di tipo fisico. La distinzione che si faceva una volta più chiara era che le protezioni di tipo fisico danno quell'effetto un po' fantasmino, l'effetto tipo geisha, che te la dai e sembra che sei truccato per un'opera teatrale. Ecco. Adesso hanno fatto delle protezioni di tipo fisico che non danno questo effetto, però bisogna, il consiglio da dare è questo: usiamole per le parti scoperte. Però cerchiamo di evitare troppa esposizione al sole e soprattutto nei primi giorni. Se andate al mare non avete avuto la possibilità di avere un'abbronzatura graduale che si ottiene nel tempo, magari nei bambini con i fototipi chiari usate quei vestitini che si usano con quei tessuti che proteggono dai raggi ultravioletti. L'altra raccomandazione da dare chiaramente è evitare le ore centrali della giornata. In questo periodo, ahimè, bisognerebbe stare al mare fino alle 10 più o meno e poi andarci dopo le 17-18. Se però avete uno stabilimento, andate in una zona dove ci sono delle zone di ombra in muratura, uno si può organizzare, mamma e papà stanno al sole, fanno i turni e il bebè può stare all'ombra. E il bambino più grande gira, gioca e cerchiamo di mettergli una maglietta almeno all'inizio e un po' di creme solari. Tra i due mali, ustione da sole o possibili danni da crema solare, cerchiamo di proteggere, dalle ustioni. Ricordo che le ustioni in età pediatrica possono avere conseguenze sulla pelle, quindi ragionando nell'arco della vita si è visto che se una pelle è stata soggetta a ustioni solari, anche in età pediatrica, ci sono più rischi di tumori, della pelle nelle età successive. Quindi il sole fa bene per i raggi ultravioletti, fa bene per tante cose, fa bene alla mente, fa bene eccetera, però protezione. La bambina che vediamo è una bambina con un fototipo chiaro, vedete la carnagione chiara, i capelli biondi e quindi magari i primi giorni anche cercare una magliettina. Soprattutto da mettere nelle ore centrali. È una cosa che in Italia si vede poco, mentre all'estero a volte vedete dei bambini, ho visto dei bambini che dico stanno andando a sciare perché l'avevano coperto, addirittura lasciavano scoperta pochissima parte della pelle. Dottore, chiudiamo prima di fare una pausa sul fronte abbronzatura. Diciamo così, è arrivata questa domanda. Buongiorno, mio figlio adolescente si rifiuta di mettere la crema protettiva. Gioca a pallanuoto, spesso si allena in piscina all'aperto, dunque è già abbronzato. Ma come posso convincerlo? Quale prodotto anche per contrastare gli effetti del cloro? Allora, se è abbronzato, è un meccanismo di difesa naturale. Quindi se avete la fortuna di potervi abbronzare, dico avete la fortuna perché la gente si fa le vacanze una settimana, chi può 2 settimane, si sta magari tutto il giorno in città e in quella settimana la pelle non fa in tempo a sviluppare l'abbronzatura. Quindi se suo figlio è abbronzato, possiamo anche non ossessionarlo troppo, però almeno all'inizio, ormai parlo per l'anno prossimo, spiegargli bene che l'abbronzatura è un meccanismo di difesa, però se si ustiona questo può avere conseguenze anche nel futuro. Per quanto riguarda il cloro, dopo aver fatto il bagno in piscina, è sempre consigliabile fare una doccia per togliere le sostanze che mettono nell'acqua della piscina.
figlia di 2 anni è stata punta da una zanzara sul braccio sinistro, 3 punture molto vicine, si è gonfiato tutto il braccio, ho messo il ghiaccio ma non passa, che pomata posso comprare? Aggiungo una seconda domanda sulla morsicatura di zanzara, cosa si può dare perché il mio nipotino le patisce molto? Ecco, queste due domande riguardano un tema molto sentito in queste settimane. Allora, quando avviene il danno, cioè la zanzara appunto, e teniamo conto che la puntura di zanzara dà reazioni diverse da persona a persona. Ci sono persone che sono molto reattive, la pelle si infiamma, si arrossa, si hanno reazioni veramente importanti che danno tanto prurito, per cui il bambino inevitabilmente si gratta e si rischia anche la sovrapposizione batterica, un'infezione secondaria. Quindi che cosa dare quando è stato punta dalla zanzara? In genere si consiglia una pomata antibiotica o cortisonico antibiotica da sentire comunque su consiglio del proprio pediatra. Non sono indicate le pomate antistaminiche, perché si è visto che la pomata antistaminico, l'antistaminico è un antiallergico, riduce il prurito, sono sensibilizzanti, cioè si rischia dopo alcune volte di avere un'allergia alla pomata. Quindi se la reazione è forte, pomata, come le ho detto, cortisonico antibiotica. I bambini, il nipotino è molto soggetto alle punture delle zanzare. Si dice che nelle campagne i bambini, anzi una volta, venissero messi al centro, così pungevano loro e non gli altri. I concetti dei bambini un centinaio d'anni fa erano molto diversi da quelli che sono adesso. Quindi adesso i bambini sono tutelati la maggior parte, per fortuna, una volta meno. Quindi la pelle dei bambini attrae di più le zanzare. Quindi che cosa poter fare come singolo? Allora, in una casa cercare di dotarsi delle zanzariere e poi utilizzare, anche se fa caldo, ridurre la superficie cutanea esposta e eventualmente, sempre su indicazione del pediatra, cercare di usare anche dei prodotti repellenti naturali o meno, evitando di metterlo nelle zone dove il bambino, sia piccolo, si possa mangiare, perché i bambini mettono le mani in bocca, a volte anche il braccio, e quindi in queste zone è meglio non metterle. L'altra cosa, provvedimento, io vi sto parlando adesso, sono fuori Genova, in una località dove c'è tanta acqua, ma però fanno un trattamento antizanzare, e qui è una cosa che penso che dovremmo valutare come società. Il trattamento antizanzare vuol dire stare attenti a non lasciare depositi di acqua, quando si innaffia non tenere delle cisterne aperte perché le zanzare fanno dei nidi, e fare anche dei trattamenti anche disinfestanti in certe situazioni. Che dovrà essere valutata, perché al di là della seccatura della puntura di zanzara, la zanzara e altri insetti possono essere portatori di alcune malattie. Avete sentito parlare della dengue, della chikungunya, di altre forme virali che perlomeno sono una seccatura, se non peggio, per noi, ma anche per gli animali domestici. Ecco, in Liguria ci sono una zona endemica per la leishmaniosi, tanto per parlare così. Quindi non facciamo terrorismo, però iniziamo a pensare, se abbiamo un giardino, di seguire delle istruzioni che troverete su internet come fare, e poi bisognerà fare delle scelte anche di tipo politico e di controllo degli ambienti. Dottore, è arrivata una domanda da Mara. Buongiorno, sono una nonna, le volevo chiedere, il vaccino del rotavirus quanto è valido? Tantissimo. Allora, i vaccini del rotavirus li studiamo da decine di anni. Qualche decennio fa era stato associato a dei casi di invaginazione intestinale, per cui non l'abbiamo più fatto. Gli ultimi studi hanno tranquillizzato in questo senso,
E per il vaccino rotavirus, io dico sempre ai genitori, ragionateci bene, se avete dei dubbi pensateci, perché il vaccino si può fare in una fascia di età limitata, si può fare entro il sesto mese. Per cui se ho un genitore che dice ma il pneumococco a me è antipatico, non lo voglio fare, non lo fa, però se ci ripensa lo può fare. A 1 anno, a 2 anni, a 3 anni, non c'è problema. Il meningococco si può fare in tutto l'arco della vita. Il rotavirus o lo fate entro i 6 mesi, non lo fate più. Alcuni dicono: ma mio figlio non va al nido, ma tanto me lo tengo a casa. Sì, ma lo tenete a casa, mica in una bacheca, ecco, il bambino avrà una vita di relazione, incontrerà altri bambini nei giardini, anche se volete tenerlo protetto dalle malattie ha bisogno di relazione e il vaccino per il rotavirus protegge bene, badate bene, perché uno pensa faccio il vaccino, protezione al 100%. Il 100% di medicina non esiste. Nessun vaccino, anche il più efficace come quello del morbillo, non copre il 100%, copre il 95%. Per quello bisogna fare due dosi, ricordiamo due dosi, la seconda non aspettare che vada a scuola. Perché così si riesce a avere una copertura maggiore. Il rotavirus non è rotavirus, sono i rotavirus, sono tanti, sono oltre 90. Noi abbiamo il vaccino contro quei tipi più frequenti, non su tutti. Il vaccino per il rotavirus protegge e riduce notevolmente le infezioni gravi da rotavirus, sono quelle che portano al ricovero, perché il rotavirus dà una gastroenterite. E o lo fate adesso o non lo fate più. Non andrà al nido, non è detto, perché poi ci si ripensa 1 o 2 anni, ma io voglio pensare che all'asilo, alla scuola materna ci vada, e in ogni modo altri bambini li vedrà. Quindi il mio consiglio, basato su studi di ampie popolazioni che hanno documentato come ci sia un beneficio per il singolo, per la società e per tutti, perché si riducono i ricoveri per gastroenteriti e per disidratazione. Abbiamo ancora un paio di domande, dottore, le faccio la più divertente per prima. SOS odore dei piedi degli adolescenti, cosa si può fare? Quali prodotti? Mio figlio suda tantissimo, ha sempre i piedi umidi. E quello dei piedi, a volte anche delle mani umide, è un problema su cui ci si può fare poco. Esistono, in caso di odori particolari, dei prodotti, non faccio il nome perché si entrerebbe, così non posso farlo come professionista, che si possono dare. Esistono anche in polvere, quindi se ha le mani e i piedi umidi, si possono utilizzare. Allora, chiudiamo, le faccio questa domanda. Allora, un consiglio e una domanda sull'asilo. Continuare il nido anche nel periodo estivo oppure interrompere per riprendere poi a settembre? Anche i piccoli hanno bisogno di una vacanza? Ma diciamo che la vacanza ne abbiamo bisogno tutti, ma i piccoli. Cerchiamo di recuperare l'audio del dottor Il Alberto nido, Ferrando. Eccoci, dottore, siamo tornati. io, il nido vuol dire frequentare altri bambini, quindi valutate la vostra situazione familiare, perché se avete la possibilità di avere più vacanze, potete organizzarvi per stare di più con i vostri vostro bambino o bambina. Però Ecco, abbiamo l'audio che va e viene questa mattina con il dottor Ferrando, vediamo, probabilmente è un piccolo problema di connessione. Eccoci dottore, l'abbiamo persa, ma solo un attimo. Ok, quindi dipende da come siete organizzati voi. Comunque la socialità io la consiglio se c'è la possibilità del nido. Infatti i bambini più grandi vanno al centro estivo. Esatto. Bene, dottore, con questo io la ringrazio e la saluto, ringrazio il pediatra Alberto Ferrando, il medico risponde, finisce qui. Grazie. Grazie a lei, un saluto a tutti quanti.